Is thy faithfulness O Lord my Father there is no shadow of turning with thee thou changest not thy compassions they fail not as thou hast been thou forever would be Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I am has provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord unto me. Grande è la fedeltà di Dio verso di me, verso di te. Ogni mattina le sue misericordie sono grandi, ancora più grandi che crescono tutto ciò di qui ne ho bisogno la sua mano mi ha sempre provveduto non mi sono mai mancato niente neanche a te ti mancherà niente se tu ricevi Gesù con quello ti dico ciao buongiorno come stai è tutto a posto ti sei svegliato con il sorriso sì, e subito andiamo a leggere i nostri versetti per la memoria, no? Io lo capisco perché è così in inglese non lo so. Allora, perché sono i versetti che si memorizzano. Allora, io li leggo ogni mattina così a meno ti ricordi sempre. Allora, Geremia capitolo 29, no, capitolo 29, sì, versetto 11 che dice, io infatti conosco i progetti che... Ho fatto al vostro riguardo, Dio. i progetti che ha fatto per te, mm, grazie, Signore. Dice il Signore: progetti di, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Ah, ho fatto così perché, mentre leggevo, Dio dice che c'è qualcuno che pensa che Dio non ha nulla per lei o per Lui, Dio ti sta dicendo: Io i progetti che ho per te sono grandi, che devi smettere. Di guardarti come io sono niente, io non, 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 non vago nulla. Allora, amare Dio, se vede vero, Dio non vuol dire che tu sei uno schiavo o una schiava e che tu non ti devi dare un valore, anzi, hai più valore perché. Sei figlio, figlia di Dio, se tu hai Gesù nella tua vita. Quindi non sei un uomo comune, non sei chiunque. Sei figlia di Dio onnipotente, sei figlio di Dio, il re dei re. Quindi Dio vuole, vuole che tu ti atti il tuo sguardo da, continuamente ad abbassarti e abbassare, perché quello non è umiltà. È un altro tipo di orgoglio, perché tu rifiuta di, di, di riconoscere il fatto che Dio è con te. È un altro tipo di orgoglio, no? C'è un orgoglio in cui tu vai così a dire io non sono niente. Sono... No, 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 no. È l'orgoglio più terribile perché quello che si abbassa e, e vedi le persone che non sono così, non vogliono avere a che fare con gli altri. Non perché, perché in realtà pensano di essere meglio perché loro si abbassano. No, non è così. Quindi Dio ti sta dicendo stamattina, smetti di abbassarti, perché non è in quello che lui prende piacere. Lui prende piacere quando ti alzi la testa e ti guardi e dici, io sono figlia di Dio, io vago sangue di Gesù, non sono una persona comune. A E andiamo a leggere il secondo. Versetto per la memoria che prendiamo sempre dal libro di secondo Timoteo capitolo 1 versetto 7 che dice Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. E ogni volta che leggete la Bibbia, fate attenzione a come vengono messe le cose in ordine, di, di potere, di forza, di amore e di. Autocontrollo e di disciplina. Allora, oggi leggiamo perché sapete, abbiamo iniziato con non temere, non avere paura. Io voglio leggere il versetto che Dio mi ha messo nel cuore perché stiamo rivisitando tutto ciò che abbiamo letto. E stiamo vedendoli uno dopo uno. Sapete che abbiamo letto sempre due versetti di non avere paura. Adesso prendiamo uno dopo uno. E per la, la grazia di Dio riusciamo a finire per il 31 dicembre, se Dio non lo cambierà. Allora, leggiamo oggi dal versetto, eh, libro di Gen eh, Genesi, capitolo 21, versetto 17. E mi piace tanto perché questa è una risposta a qualcuno che mi ascolta oggi. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Aga dal, dal cielo e le disse, Che hai, Aga? Non temere perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Che hai? Cosa ti, ti turba? Cosa, che cos'è che ti turba in continuo? Che hai? Perché piangi? Perché ti arrendi? Perché pensi che non c'è speranza? Perché pensi che è troppo? Che hai? Dio ti sta chiedendo stamattina qual è il problema. Qual è il problema? Che problema è che tu hai? Perché piangi? Un, una traduzione in inglese dice perché ti lamenti e ti piangi? Perché piangere? E cosa dice dopo quello? Dice. Non temere, non piangere più, non avere paura o preoccupazione più. Cosa ti preoccupa? Non ti preoccupare più, dice Dio. Perché? Perché Dio ha udito la tua voce e le voci di coloro che pregano per te. Come me. Non piangere più, non ti preoccupare più. Non ti fai tubare più da questi problemi. Quali sono i problemi? Oppure quali sono le situazioni? Che sono come le onde della vita: onde che vanno su, 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 su e non scendono e stanno ingoiate? Dio dice: Non temere più, non piangere più. Perché Lui ti ha udito, ha sentito la tua voce, ha sentito e mi ha mandato a dirti: Non piangere più, non ti preoccupare più. Perché, quando Dio dice non piangere più, io ho udito, ti ho sentito, che vuol dire non è che sente e non fa niente. No, ha sentito ed è pronto a mandarti una risposta e infatti la risposta sta già arrivando. E ti spiego, leggiamo un altro, due altri versetti e cominciamo a concludere. Perché. L'abbiamo già visto questo, stiamo, ci stiamo ricordando, ma Dio dice che c'è qualcuno che ne ha bisogno di capire che Lui ha sentito: sa qual è il problema che stai affrontando, sa le turbazioni del, del tuo cuore, sa le preoccupazioni che hai e sa una cosa: Dio è con te. Dio dice che è con te, ti ha udito e ti esodirà, ti esodirà le, richi le richieste. Leggiamo anche cosa disse Gesù. Riguardo le nostre preghiere, quando preghiamo, come dobbiamo aspettare, cosa dobbiamo aspettare? Leggiamo dal Libro di Marco, capitolo 11, e leggiamo versetto 22 fino a 24. Ok, e dice, Gesù allora disse a loro, e quindi a te stamattina, abbi fede, abbiate fede in Dio, confidati in Dio. In verità vi dico. Chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare, e questo è il punto. Perché tu stai piangendo e pregando: oh, se Dio mi può aiutare, non è che se ti può aiutare, ti vuole aiutare. Lui è pronto ed è disposto ad aiutarti ogni volta. Ma quando chiedi, devi chiedere con fiducia, devi chiedere senza dubbio nel tuo cuore. Che Dio ti aiuterà. E dice, e non, senza dubitare in cuore suo, ma credendo che quanto dice avrà, ciò gli sarà accordato. Quindi, cosa vuol dire? Che se tu accetti che Dio ti sente, Dio di sicuro troverà ciò che... Troverà ciò che tu hai chiesto di Dio, no? è ciò che tu hai chiesto di io, io vorrei leggere un altro versetto da dalla Bibbia no? nel libro di, di, di un attimo solo perché non so come si chiama in italiano <ride> eh... Uh, Giacomo, sì, Giacomo, libro di Giacomo, capitolo 1, e leggiamo da versetto 8. Leggiamo da versetto 6. Versetto 6 fino al versetto 8, e dice: La di però, no, da versetto 5, che è lì, allora, ascoltate, fratelli e sorelle mie carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri Oh no, no no no, non è quello Ecco, se qualcuno di voi da versetto eh, Giacomo capitolo 1 da versetto 5 a versetto 8 Se qualcuno di voi manca la, la sapienza la domanda è a Dio che dona a tutti generosamente e senza rifacciare, e gli sarà data. La domanda però con fede, senza esitare, lì in, in tanti versetti è senza dubitare, senza dubitare. Perché chi dubita somiglia all'onda del mare mossa e agitata da vento e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Uomo, che ha l'anima oscil oscillante, è e instabile, e, e instabile in tutte le sue azioni. Quindi, quando noi chiediamo le cose al Signore Dio, non dobbiamo dubitare perché quando siamo in dubbio è come se siamo come le onde, siamo instabili. Forse, probabilmente, con Dio non c'è forse, probabilmente. Quando chiediamo, quando tu senti la parola, è perché Dio l'ha già fatto. E leggiamo ancora dal libro di Primo Giovanni, capitolo 5 versetto 4 e questo ti piacerà questa è la fiducia che abbiamo in lui qualunque cosa che gli chiediamo secondo la sua volontà egli ci ascolta e se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto quindi Dio stamattina sta dicendo: Cosa ti turba? Che cosa? Io ho, ti ho sentito e ciò che mi stai chiedendo ti, ti, ti ho già esaudito. Quindi Dio ti ha esaudito, non c'è bisogno di piangere più, non ti preoccupare più. Ok? Perché Dio ha sentito la tua voce e mi manda stamattina a dirti: Non ti preoccupare, non temere della situazione o delle cose. Ma abbi fiducia in Dio, ma tieni il timore di Dio nel tuo cuore, perché lui quello lì è chiedere secondo la sua volontà. Ma se tu non hai Gesù nella tua vita, sarà difficile. Quindi, adesso che preghiamo, apri il tuo cuore. E preghi questa preghiera. Chiedi a Gesù, Gesù vieni nella mia vita. Io credo che tu sei figlio di Dio, che sei venuto al mondo, sei morto sulla croce per i miei peccati e sei risorto il terzo giorno per la mia giustificazione e tu tornerai anche per me. Gesù, io credo che tu sei Signore e Salvatore. E da oggi tu sei mio Signore e mio Salvatore. E grazie per avermi accettato. Amen. E se tu hai fatto questa semplice preghiera, la Bibbia dice ed è vero che tu sei trasformato, trasformato, da, eh, eh, preso dal regno delle, delle tenebre al regno della luce di Dio, e tu sei diventato subito il figlio di Dio. Ora preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, ti ringrazio stamattina ancora per la tua parola di conforto, la parola di, 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 di forza che ci rinforza. Signore, ti ringrazio perché tu sei così tanto misericordioso e pieno, pieno di compassione. Signore mio, io ti ringrazio per ogni persona che guarda, ascolta questo video, soprattutto colui che, lei che è, ha, ha accettato Gesù come il suo Signore e Salvatore. Io prego Signore che questa lo tieni fino alla, al ritorno di Gesù che non tornerà mai più alla vita precedente. Nel nome potente di Gesù, amè. Io prego per ogni persona che guarda questo video che Signore mio tu lo benedici nel nome di Gesù. Io chiedo per la pace sulla loro vita, sulle situazioni che li turbano, che da giorni e anni stanno piangendo. Signore rispondi. Oggi io ti chiedo Padre mio per la risposta. supose keto a childme mandato che quella risposta viene rilasciato a loro affinché la loro pace la pace che tu hai mandato con questo oh, signore sarà loro che possono avere la gioia in te nel nome potente di Gesù io chiedo per la pace sulla loro famiglia matrimonio e la loro comunità che vivono in pace anche nel timore del signore nel nome potente di Gesù grazie Padre perché tu mi hai sentito io senza dubbio Credo che tu hai rilasciato tutto ciò che ti ho chiesto, grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ti ha sentito. Quindi non temere più, non avere paura, non ti preoccupare. La risposta è già arrivata. Ok. Quindi continua a sorridere perché tu sei benedetto. Tu sei benedetta. Ricordati, se ormai figlia di Dio potente, non sei una persona comune. Ok. Quello non vuol dire che tutti però in umiltà ma con la conoscenza di chi sei ok e dio ti benedica ricordati che dio ti ama così tanto anche io ti voglio così tanto bene ok e se non hai ancora fatto per cortesia fallo no vai a sottoscrivere il mio canale youtube perché oggi il titolo del mio canale cambia diventa um, Refreshing Waters, Refreshing Waters, le acque rinfrescanti, ok? E tu lo trovi, fra un paio di ore sarà cambiato e diventerà Refreshing Waters. E tu lo trovi lì, e lì troverai tutti gli altri video. Vai, sottoscrivi e condividi questo video, così a almeno tu sarai anche una benedizione, una persona che incoraggia altro. Nel nome di Gesù, ti saluto. Ciao, a domani, a domani.